ringraziare in particolare Simona Marchini, che quando era 7-8 mesi fa mi è venuta a trovare con un'idea e devo dire che me l'ha proposta quasi timidamente, senza sapere che invece l'avrei accolto con entusiasmo. Perché a lei sembrava forse una proposta un po' ardita, a me sembrava esattamente quello che volevo, quello che cercavo. Vi dico brevissimamente di che si tratta. Sei artisti, ne avete visto le opere, ne potete vedere le opere nella galleria, la chiamo galleria, sono dei teatri evidentemente riadattati, guardate che meraviglia che ha fatto Renzo Piano. Sei artisti hanno realizzato delle opere, le potete vedere, sono bellissime, una delle cose più belle è che senza ovviamente conoscersi o frequentarsi o senza sapere quello che avrebbero fatto, hanno generato, hanno creato qualcosa che ha instaurato immediatamente un dialogo artistico. C'è una meravigliosa alchimia tra queste opere. Su queste opere, insieme a queste opere, sei scrittori di eccellenza hanno scritto o dato dei brani che in qualche modo dialogassero con le opere stesse, e sei registi hanno realizzato dei cortometraggi che parte appunto da queste opere e dai testi scritti. Quindi c'è un dialogo, è esattamente quello che io concepisco come punto di partenza per un cinema che si sta rinnovando, sta cambiando drasticamente. Prima un giornalista mi ha chiesto come sta cambiando il cinema. Ecco, questo è uno dei modi in cui sta cambiando, come stanno cambiando i festival, portando dei testimoni che non vengono solo a fare il red carpet o a passeggiare, vengono a spendersi, passatemi questo termine, e dialogano un'ora, un'ora e mezza con il pubblico. Veramente ci abbiamo messo tutta l'anima in questa storia. È un'esperienza totale per me, è stata per la prima volta in vita mia, ho fatto perfino il produttore portando anche i panini alla troupe, cioè qualunque cosa. Naturalmente io sono una sperimentatrice nella vita e mi sono sempre spesa con tutta l'anima per le cose in cui ho creduto, e questa è una delle cose in cui ho creduto fortemente. Perché rispecchia il lavoro di 30 anni, tra l'altro. Sono 30 anni che io combatto i pregiudizi, perché trovo che nel dramma che sta vivendo l'umanità in generale, mi sembra che sia palese, questo dramma della separazione, non c'è questa presa di coscienza elementare. Se noi siamo tutti uno contro l'altro armato, non andiamo da nessuna parte. Siamo più infelici, più violenti, più soli. Invece riuscire a liberarsi dal pregiudizio del potere assoluto, del successo a tutti i costi, tutti desiderano il successo, è normale, però un conto è essere disponibili all'apertura e alla collaborazione con l'altro, vedere che esiste l'altro, un conto è essere chiusi nella propria Turris Eburnea. Appena ho riaperto la Nuova Pesa, che era stata una grande galleria storica di mio padre, abbiamo subito vissuto un senso di comunione di intenti. E questo a me è piaciuto e mi ha aiutato ad andare avanti, perché non è semplice ovviamente tenere in vita un luogo come questo, però mi ha aiutata, perché io credo che chi ha coscienza deve dare degli esempi, anche se è una grande fatica, ma non deve mollare mai, anche come hanno fatto i nostri padri, tanta altra gente meravigliosa nella storia, anche recente, non dobbiamo perdere di vista questo stimolo. Indispensabile in questo momento ricreare la connessione umana e umanistica. Noi non siamo anglosassoni, con tutto il rispetto per alcuni aspetti, però siamo degli umanisti, siamo antichi, siamo diversi. Allora, questa identità va salvata. 666, la tentazione dell'arte nel tentativo di sperimentare i linguaggi nuovi? I linguaggi cosiddetti nuovi in realtà sono eterni, non sono nuovi, perché si sa da sempre che dal teatro alla parola alla musica c'è stata sempre una contaminazione tra i linguaggi. Semplicemente oggi noi dobbiamo riprenderci in mano questa capacità di stare insieme. Io quando ero piccola e papà mi portava nello studio di un artista, ci trovavo sempre il regista o il musicista o lo scrittore, era un modo di essere insieme. Siccome dagli anni Ottanta il mondo è stato separato sempre più ferocemente da un criterio di mercato violento, brutale e volgare spesso, come sappiamo, tutto questo si è perso, ma invece questa è la nostra forza, di tutti noi, essere generosi, essere insieme, non aver paura di esporsi. È stato facile trovarsi tra di voi, intendo? Sì, assolutamente. Ma d'altra parte c'è anche una cosa molto bella e molto elementare. Ci si riconosce.
Allora, nel tempo ci sono anche delle selezioni, no? Perché chi si è ammalato di strategia, di successo, sta a casa sua. Chi invece, con legittima ambizione, però mette al primo posto l'espressione, cioè quello che viene da dentro, quello che è un impegno veramente culturale, creativo, è con noi. Ognuno è stato libero di dire o di leggere il lavoro come sentiva, ma questo attiene a un rispetto, insomma, basilare del lavoro degli altri. Diciamo pure che rivendico una, e non da oggi, una dignità culturale della mia città, che viene continuamente sbeffeggiata, maltrattata, non che non ci siano motivi, per carità, lo sappiamo tutti, però è anche vero che c'è una comunità, tra virgolette, culturale e artistica, che è vitale, coraggiosa, che combatte su tutti i fronti, perché, come diceva il mio amico, grande amico Giovanni Bollea, la storia l'hanno cambiata sempre i pochi. Allora, lo so che il mondo è pesante da vivere, però mi succede di avere questa speranza nel cuore e questo cerco di comunicare il più possibile a tutti. Ho avuto questa enorme gratificazione, che è la dimostrazione che se tu semini anima, cuore, amore, generosità e rispetto, qualcosa torna. E questo è il dato più ottimista, più positivo. Voglio anche sottolineare, chiudo, che ho voluto fortemente anche un omaggio a Yannis Kounellis, sì, che purtroppo se n'è andato un po' di tempo fa, ed è la prima volta ancora, poi ci saranno cose meravigliose sicuramente in futuro, però è il primo gesto d'amore, perché anche quello per me è stato un grande rapporto d'amore. Tu hai preso dei rischi grossi, sì, di questo io ti sono grato. Sì. E nessun pensatore del passato ha parlato della bellezza come Platone. Nel Fedone, a un certo punto, un discepolo gli chiede: ma perché, maestro, tu prendi tutti questi rischi? E lui gli risponde, lo dico prima in greco antico, kalos gar o kindinos, perché il rischio è bello. Ecco, te lo devi, brava, e ti ringrazio.